I diritti per impiantare nuove viti dal 1 gennaio 2016 non si potranno più vendere e comprare tra produttori, ma saranno regolati dallo Stato. Una rivoluzione che preoccupa il territorio appena diventato patrimonio UNESCO. Si dovrà partecipare a una gradatoria pubblica per avere l'assegnazione di un'autorizzazione a piantare. Quindi cambia un po' anche la mentalità dell'azienda. Oggi l'azienda, se vuole crescere, basta che va sul mercato e compra il diritto. Domani non sarà più possibile, quindi bisogna programmare per tempo qualsiasi progetto di crescita aziendale. L'Italia è arrivata anche un po' in ritardo, gli altri paesi sono già mossi in questo senso, quindi è da adesso in poi che le aziende stanno cominciando a capire quello che devono fare. Pochi giorni fa è stato sbloccato un provvedimento nazionale che consente alle aziende di andare su tutto il territorio ad acquisire i diritti fino a dicembre. Il nuovo sistema andrà a aiutare quella che sarebbe dovuta essere la liberalizzazione con un maggiore controllo e di conseguenza questo sarà un vantaggio sia per l'agricoltura che per gli stessi agricoltori. I pareri sono molto difformi su questo nuovo sistema di gestione. Una parte è per la massima liberalizzazione, una parte per un contingentamento di questa espansione. L'impegno di Confagricoltura sarà quello di comunque coinvolgere in questo percorso tutte le aziende con la regia della Regione Piemonte finché la proposta che esca dal Piemonte sia una proposta univoca da portare avanti nell'interesse della viticoltura, del territorio e dei nostri vini. La Regione Piemonte è una regione che ha l'83% di superficie a denominazione d'origine. Per noi è fondamentale controllare gli impianti e le autorizzazioni ad avere la denominazione d'origine.